and the beers in the air. Io ucciderò tutti i giganti! Li eliminerò tutti! Senza lasciarne neppure uno! Vi supplico! Ve lo sto chiedendo perché voi due siete i migliori! Bertolt, Reiner! Adesso c'è un altro compagno in difficoltà! Volete far morire anche lui! Eren, resta concentrato, non distrarti! Io non dovrei neanche guardare chi sta morendo per noi! Dovrei continuare a scappare mentre altri coprono la nostra fuga! Sì, è proprio così! Questi sono gli ordini del nostro capitano! Non possiamo lasciare che muoiano in questo modo! E voi non potete chiedermi di obbedire a un ordine che non comprendo! Eren... Niente! La verità è che non sei cambiato per niente! La verità è che non sei in grado di fare niente! Niente! Mamma! Mamma, io... Come sempre, non sono in grado di fare niente! Non mi resta che impegnarmi. Impegnarmi e fare in modo che voi moriate nel modo più doloroso possibile. Farò del mio meglio. Io potrò anche essere un mostro, ma lei non c'entra niente, ve lo giuro! Lei non c'entra niente! E come facciamo a crederti? È la verità! Se la difendi, allora è davvero tua compagna! Sbagliate! No. No, vi sbagliate! Voi non fate altro che portare avanti il discorso nella direzione che più vi fa comodo! Che cosa vuoi dire? Sì, certo, come tutti! Non dire altro! Sebbene non abbiate mai visto un gigante, perché ne siete tanto spaventati? Forse farei meglio stare zitto. Invece no! No, dirò loro tutto quello che penso! Noi non vinceremo mai se sono proprio più forti a non combattere! Ora, se voi pensate di non essere all'altezza, mettetemi almeno in condizione di farlo! O forse avete troppa paura anche per mandarmi a combattere e a dare la vita al posto vostro! Ehi! Ma tu ci stai prendendo per il culo! Ma come? Ormai pensavo di essermi arresa. Come mai? Mi sto rialzando. Perché continuo a lottare? A quale scopo? A questo punto, vivere non ha più senso. Allora cos'è che mi fa reagire? Armin. Adesso calmati. Questo non è certo il momento adatto per lasciarsi andare. Coraggio, alzati. Marco! Dobbiamo riprendere possesso del quartier generale. Non possiamo più restare qui e abbiamo urgente bisogno di quel gas. Quindi dobbiamo attaccare. Senti, io sono d'accordo con te. Mai visto quanti sono, non ne usciremmo mai vivi. Invece sì. Io sono forte. Molto forte. Io sono più forte di tutti voi. Molto più forte. E sono pronta a prendere a calci tutti i giganti che mi si pareranno davanti. Dovessi anche farlo da sola. C'è qualcuno di voi che ha il coraggio di seguirmi? O siete tutti dei vigliacchi? Ad ogni modo, se volete restare qui a piagnucolare, è affar vostro. A quale scopo? A questo punto,
Vivere non ha più senso. Allora cos'è che mi fa reagire? Battiti! 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 Eren. Battiti! Non stare a guardare! Battiti! Battiti! Perdonami, Eren. Io non mi arrenderò mai più. Non mi arrenderò mai più. Perché in quel caso non sarei più degna di stare al tuo fianco. E perciò continuerò a battermi. E non morirò così. Voi tutti conoscete la mia grande abilità nel tagliare le carni. E se necessario, sono pronta a darvene una dimostrazione. Ora, se qualcuno tra di voi ha dei dubbi in proposito, è gentilmente pregato di farsi avanti con la sua spada. Per prima cosa, devo uccidere Ymir! Non farlo, Mikasa! Non uccidere Ymir! Questo dipende soltanto da lei! Che vuoi fare? Ucciderò chiunque cerchi di ostacolarmi, scegli! No, aspetta! Se Ymir non ubbidisce a Reiner, la uccideranno! Non ha possibilità di scelta! Ah, c'è un limite al numero di vite a cui posso dare valore. E io ho già deciso 6 anni fa quali fossero quelle vite. Quindi, se cerchi di impietosirmi, stai commettendo un errore. Perché al momento non ho il cuore né il tempo per ascoltarti. Crista, Eren o Ymir, è il momento! Scegli! Vuoi ostacolarmi anche tu? Eren. Quello che dici non è vero. Eren, ascoltami. Voglio dirti una cosa. Eren, tu mi sei stato sempre vicino. Ti ringrazio. Tu. Io sono un soldato che ha appena giurato di offrire la propria vita per la rinascita del genere umano! Se potessimo sfruttare la sua forza, ora potremmo riconquistare questa città! Ripongo le mie speranze nell'onore e nell'intelligenza del genere umano! Ed utilizzerò gli ultimi istanti che mi restano! Prima che voi facciate fuoco! Per illustrarvi il valore strategico che potrebbe presentare questa soluzione! Tratta di Eren. Cosa gli è successo? Il solito terzetto mi ha rubato il pane che avevo appena comprato. Così lui è andato da solo a riprenderlo. Ho provato a fermarlo. Si muove tentando di non esporre la nuca. E questo lo rende diverso da tutti gli altri giganti. Sarà difficile eliminarlo, considerando che, evidentemente, è ben consapevole del suo punto debole. Però, forse loro due potrebbero farcela. Per iniziare, riuniamoci agli altri e usciamo da qui. E poi passeremo al piano B. D'accordo? Dovremo cercare di eliminarla. E qui dovrai entrare in gioco tu, Eren. Non possiamo farcela da soli. Ti sta bene? Eren. 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 Mi senti? Un giorno andremo insieme in esplorazione del mondo esterno, vero? Molto lontano, al di fuori di queste mura. Ci sono continenti di ghiaccio e distese di sabbia e meraviglie quali non abbiamo mai visto. È il mondo dove i miei genitori
hanno cercato di andare. Pensavo che tu ormai l'avessi dimenticato. Ma se non me ne hai più parlato è perché... perché non volevi che io scegliessi il corpo di ricerca? È così, non è vero? È il mondo esterno. Eren, ora rispondimi. Nonostante sapessi che al di fuori delle mura c'è un mondo infernale, e nonostante il rischio di fare una morte atroce, come è successo ai miei genitori, perché hai deciso di voler andare nel mondo esterno? Perché io in quel mondo ci sono nato!